Con il termine erbario ci riferiamo ad una raccolta effettuata con metodi scientifici di piante pressate ed essiccate che vengono poi etichettate e conservate su appositi fogli di carta. Allo stesso modo può indicare una struttura museale espressamente predisposta alla conservazione e alla consultazione di tale materiale. L'allestimento di raccolte di piante e la loro conservazione in edifici dedicati sono attività legate alle origini stesse della botanica, soprattutto nell'ambito degli studi universitari, tant'è che spesso gli erbari sono strutture affiancate agli orti botanici, destinati alla coltivazione e alla conservazione di piante vive. In campo scientifico gli erbari svolgono per gli studi floristici e tassonomici una funzione fondamentale di comparazione sistematica e di documentazione storica. L'erbario è uno strumento essenziale di studio per la ricerca botanica. Floristi, botanici sistematici, fitogeografi e chiunque lavori su materiale vegetale devono saper riconoscere correttamente le specie vegetali ed il confronto con campioni di erbario accuratamente determinati risulta spesso necessario. Per le specie più critiche, talvolta, si ricorre al confronto con i tipi, cioè con quei campioni utilizzati per descrivere per la prima volta un taxon, e che secondo le regole della nomenclatura botanica internazionale devono essere depositati in un erbarium riconosciuto. In un erbario possono essere conservate piante raccolte in epoche passate in località dove oggi non esistono più. L'erbario riveste anche una funzione applicativa, poiché i dati segnati nelle etichette possono servire per ricavare notizie sugli usi delle piante. I campioni d'erbario possono essere utilizzati come confronto per l'identificazione di specie coltivate e per il riconoscimento di piante usate per scopi alimentari, farmaceutici o fitoterapeutici. Infine, assolve anche una funzione educativa, poiché dall'esame dei campioni d'erbario si possono ricavare informazioni sulla distribuzione delle piante, sulla loro importanza e utilità, e soprattutto sulla grande biodiversità del mondo vegetale. Lo studio della botanica nasce principalmente come attività di interesse medico legata al bisogno di dare un nome e riconoscere le erbe ad azione terapeutica, una necessità documentata dalle opere manoscritte di numerosi autori greci e latini. In passato per erbario si intendeva un libro nel quale venivano elencate, descritte e raffigurate le piante, soprattutto quelle dotate di proprietà medicinali, i cosiddetti erbari figurati. Tra gli erbari figurati più antichi va considerata l'opera del filosofo naturalista greco Teofrasto, intitolata Historia Plantarum, nella quale egli classificò circa 500 piante, dividendole in gruppi in base al diverso portamento e distinguendo quelle spontanee da quelle coltivate. Successivamente, nel primo secolo d.C., l'erbario figurato di Pedanio Dioscoride, intitolato De Materia Medica Libri Quinque, rappresentò il miglior trattato di botanica per tutto il Medioevo fino al Rinascimento. Le descrizioni delle piante, circa 600, sono esteriori e talora inesatte, tuttavia quest'opera si distingue dalle precedenti per una maggiore sistematicità e alcuni nomi di piante in esso riportati sono ancora validi come nomi di attuali generi, quali Anagallis, Anemone e Aristolochia. L'opera di Dioscoride venne ripetutamente copiata e tradotta, spesso con imprecisione, superficialità o attraverso la libera interpretazione, dando origine nel tempo a grossolane modificazioni che spesso hanno stravolto il ritratto iconografico originario, falsando i caratteri morfologici a tal punto da rendere irriconoscibile la pianta. Questa modalità di studiare, descrivere e raffigurare le piante, interpretando e modificando, se non addirittura copiando, le conoscenze degli autori classici si mantenne molto a lungo fino a buona parte del XVI secolo. Fino a questo momento le descrizioni risultano quindi brevi e in gran parte fondate sull'analogia, raramente a carattere naturalistico, ma il più delle volte filosofico, magico e permeate di astrologia e occultismo. È il caso, ad esempio, di molti erbari ispirati alle teorie di Paracelso, che nella sua dottrina dei segni sosteneva che tutte le erbe nascondessero un segno occulto della loro utilità per l'uomo. Così le foglie a forma di cuore avrebbero curato i disturbi cardiaci, la linfa gialla avrebbe guarito l'itterizia, e così via. Accanto a queste opere, che rappresentano per lo più un miscuglio di superstizione e pseudomedicina, ne compaiono altre di autori provvisti di una certa preparazione scientifica e di una spiccata individualità,
che basarono le loro descrizioni botaniche su osservazioni personali dirette e non sui dati tramandati dai testi antichi. Avviata verso la metà del XV secolo l'arte della stampa, compaiono soprattutto in Germania i primi erbari stampati, detti erbari incunaboli. Nel 1544 il medico botanico senese Pier Andrea Mattioli pubblicò a Venezia il suo erbario figurato, nel quale sono descritte ed illustrate circa 1200 specie di piante d'uso medicinale, con bellissime ed accurate tavole botaniche. Tra il XV ed il XVI secolo, quando le tecniche di stampa non si erano ancora pienamente affermate, venne avviata una nuova metodologia per la realizzazione di tavole botaniche, quella della stampa con l'ausilio di una matrice naturale, ovvero la pianta stessa. Nascono così gli erbari ad impressione. Questo metodo però non ebbe grande diffusione, sia per le difficoltà che per l'inaffidabilità dell'impronta. La tecnica prevedeva di cospargere con nero fumo, prodotto da una candela accesa sotto un coppo, un lato della pianta che veniva poi pressata tra due fogli, lasciando la propria impronta. La svolta determinante per gli studi botanici avviene all'inizio del XVI secolo, grazie alla brillante intuizione di utilizzare campioni essiccati per lo studio del riconoscimento delle piante. L'esortazione all'esame delle piante su campioni vivi anziché sui trattati antichi viene avanzata per la prima volta dall'umanista Pandolfo Collenuccio da Pesaro, il quale, volendo far conoscere alcune piante al poliziano, gli inviò dei campioni essiccati da lui raccolti durante un'escursione in Tirolo nel 1493. Poco più tardi altri botanici abbandonarono progressivamente i trattati iconografici per occuparsi direttamente dello studio delle piante dal vivo, avanzando l'esigenza di conservare le loro raccolte sotto forma di campioni disponibili ed osservabili in qualsiasi momento. Gli erbari essiccati si diffusero rapidamente grazie anche all'operato di brillanti studiosi come il professore universitario Luca Ghini, che fu tra i primi ad insegnare le tecniche di essiccazione. Da questo momento fu dunque possibile verificare l'identità delle diverse piante provenienti anche da regioni lontane grazie allo scambio di campioni tra studiosi e raccoglitori. Gli erbari essiccati più antichi si presentano sotto forma di fogli rilegati in volumi con i campioni direttamente incollati. Anche l'etichettatura è inizialmente poco dettagliata, riportando in genere unicamente il nome comune della pianta. Col passare del tempo si preferirà realizzare erbari a foglie singoli, separati in modo da poterli incrementare ed ordinare liberamente. Anche le annotazioni divengono nel tempo più precise e dettagliate, soprattutto dopo l'introduzione da parte di Carlo Linneo del sistema di denominazione binomia delle specie e di un nuovo metodo di classificazione dei vegetali. La metodologia da seguire per realizzare un erbario si articola in quattro fasi. La prima riguarda la raccolta sul campo delle specie vegetali. Affinché la raccolta delle piante risulti utile e significativa, è necessario seguire alcune procedure essenziali. È importante prelevare la pianta in maniera completa, mirando a conservare il maggior numero possibile di caratteri necessari per la sua identificazione. Le piante erbacee di piccole dimensioni vanno raccolte in toto. Infatti, per la determinazione, occorre poter disporre non solo di rami, fusti e foglie, ma anche di apparati radicali e fusti sotterranei, oltre naturalmente a fiori e frutti sui quali si basa nella maggior parte dei casi il riconoscimento. Per alberi ed arbusti la raccolta sarà limitata ad alcuni rami con foglie, fiori e frutti. Il periodo migliore per il prelievo della pianta è in genere quello della tarda fioritura, quando i primi frutti cominciano a maturare. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno raccogliere più campioni in periodi diversi per poter disporre sia di esemplari con fiori sia di esemplari con frutti. Gli esemplari poi appena raccolti dovrebbero essere disposti separatamente tra fogli di carta, ma per operare più rapidamente essi possono essere conservati in sacchetti di plastica, facendo comunque attenzione a ripulire bene le radici dal terriccio e a proteggere i fiori con bustine di carta. È bene conservare a parte le piante più piccole e con fiori più delicati. Il procedimento più corretto è quello di provare ad effettuare una prima descrizione delle piante sul campo o comunque sul campione fresco. L'essiccamento causa infatti alterazioni che rendono più difficoltoso il riconoscimento, specialmente del fiore. Per questo sono di grande utilità tutti i dati riguardanti le caratteristiche della pianta in vivo, come il portamento, i colori dei fiori e delle foglie, l'altezza e le dimensioni del fusto.
Allo stesso modo è importante annotare i dati relativi alla stazione di raccolta, località con eventuale indicazione dei riferimenti topografici più significativi, tipo di vegetazione circostante e caratteri ambientali generali. È buona regola non raccogliere specie rare, endemiche o protette, così come quelle specie presenti con pochi individui, ma preferire specie ben rappresentate e diffuse. Per la fase di raccolta è necessario disporre di alcuni semplici attrezzi, come un coltellino e una vanghetta, che aiutano a prelevare integra la pianta dal terreno, un block notice e dei cartellini per appuntare le caratteristiche stazionali e le caratteristiche della pianta, dei sacchetti di plastica e delle scatolette per conservare il materiale raccolto. La seconda fase è quella di identificazione dei campioni raccolti. Identificare una pianta significa determinare il nome esatto del genere e della specie. Questa è la fase più importante e più complessa per la difficoltà di distinguere esemplari appartenenti a specie talvolta molto simili nell'aspetto. In genere si fa ricorso a manuali scientifici e a testi specialistici sulla flora del territorio, che mediante un sistema analitico di chiavi dicotomiche consentono la determinazione degli esemplari, fornendone anche una dettagliata iconografia. Per esaminare con più attenzione i campioni si può usare una lente di ingrandimento, o meglio uno stereomicroscopio. Per sollevare alcune parti della pianta o per staccarne dei piccoli frammenti da esaminare separatamente, si possono usare aghi o pinzette molto sottili con punte dritte. Naturalmente il campione va maneggiato con molta cura per evitare di danneggiarlo, considerando che con l'essiccazione diventa molto fragile. La terza fase è quella dell'essiccazione. Per essere conservate a lungo, le piante, di norma, vengono essiccate sotto pressa. È opportuno sistemare i campioni in mezzo a fogli di carta ad alta assorbenza, risultano ottimi i fogli di quotidiano, mentre meno adatte le carte patinate o lucide. Nel disporre la pianta sul foglio è necessario distendere e separare bene le foglie di fiori per evitare che, essiccandosi, restino piegati e attaccati l'un l'altro. Se i frutti tendono a staccarsi o ad espellere i semi, è buona regola staccarli, conservandoli in bustine da legare al foglio del vario. Le parti della pianta troppo voluminose, come bulbi, rizomi e capolini, devono essere sezionati longitudinalmente a metà. Gli esemplari raccolti vengono distesi accuratamente in un foglio di giornale singolo, chiamato comunemente camicia. Nell'allestimento della colonna di campioni si alternano nell'ordine uno strato di cartoncino, dei fogli di giornale multipli con funzione assorbente, chiamati comunemente cuscino, una camicia con all'interno la pianta, un altro strato di cuscino, un cartoncino e via di seguito nel medesimo modo con gli altri esemplari. Le piante disposte tra i fogli di giornale vengono quindi raccolte in pacchi non troppo voluminosi, stretti tra due robusti fogli di cartone trattenuti da una cinghia e sistemati dentro un essiccatore per rendere più veloce ed efficiente il processo di essiccamento. I cuscini vanno sostituiti quotidianamente almeno per i primi 2 o 3 giorni, mentre si conserva la camicia su cui poggia direttamente il campione per evitare il danneggiamento delle parti più delicate. Il processo di essiccazione è importante che avvenga in tempi brevi. Dopo circa 7 giorni le piante sono generalmente secche, ma la durata dipende molto dalla tipologia dei campioni, alcuni dei quali necessitano a volte di particolari accorgimenti. La quarta fase consiste nella sistemazione e nella conservazione dei campioni raccolti. I campioni ben essiccati vengono sistemati su fogli di cartoncino bianco di misura standard, in genere 28x40 cm o 33x50 cm. Per fissare la pianta essiccata su cartoncino si possono adottare diverse tecniche, si può usare colla, carta adesiva o spilli. La spillatura è il metodo più usato poiché non danneggia la pianta e consente di spostarla successivamente dal foglio senza danni. Allo scopo si utilizzano spilli di acciaio inossidabile e striscioline di carta di dimensioni variabili in relazione alle caratteristiche dell'esemplare da fissare. Le striscioline di carta si appoggiano sul fusto e sui rami e si fissano con uno spillo. È necessario utilizzare un numero adeguato di spilli per ottenere il miglior risultato estetico e la maggior sicurezza di tenuta. In ogni caso si deve lasciare lo spazio per allegare una bustina con frutti o semi e lo spazio per la sistemazione dell'etichetta. A questo punto i fogli d'erbario vanno etichettati con il cartellino di identificazione. Il valore scientifico del campione risiede tutto nelle informazioni contenute nel cartellino.
L'etichetta di dimensioni standard, generalmente 10x12 cm, riporta una serie di informazioni fondamentali come il nome del museo o dell'istituto in cui la pianta viene conservata, la flora a cui la pianta appartiene, il nome della specie, la località in cui è stata raccolta, il nome del raccoglitore, la data in cui è stata raccolta e il nome di chi ha determinato l'esemplare, oltre ad eventuali altri dati importanti. Il modo migliore di sistemare i campioni è quello di suddividerli per famiglia secondo un ordine sistematico o più semplicemente in ordine alfabetico. Così sistemati, i campioni vengono confezionati in pacchi formati ciascuno da circa 50 fogli di erbario, trattenuti da due robusti cartoni e legati da una cinghietta. Un cartellino sporgente permette di individuare il contenuto. Il pacco viene quindi riposto in armadio, pronto per essere consultato.